Buongiorno a tutti, abbiamo Claudio Moschin e il, diciamo, questa volta come testimone. Sì. Allora, puoi raccontarci quell'incontro con Mario? Sì, allora, dovevamo girare un documentario con Mario Dondero, grande fotografo, grande amico, sì, diciamo qualche anno fa, abbastanza sì, qualche anno fa, per la televisione svizzera, per un programma. Decina di anni fa, credo. Sì, più o meno una cosa così. E Mario venne con questa macchina Nikon F, con questa ottica. Durante l'intervista la maneggiava, l'apriva, scattava. E poi alla fine, chiaramente, siccome noi giornalisti siamo una brutta categoria. Sì, soprattutto te. Soprattutto io, benissimo, ma io sono felice di esserlo. Sì. Praticamente andai via con questa macchina fotografica. Diciamo, Mario me la lasciò e ricordo, anche perché noi avevamo lavorato insieme, io come giornalista. Cioè, perché tu lo conoscevi molto bene, io avevo fatto molti anni. Avevo fatto dei reportage in cui Mario era il fotografo, sì, arrivava da Parigi, allora stavo a Parigi, sì, e io stavo in altro, io stavo in un giornale. E quindi niente, andai via con questa macchina fotografica, super, ti ha regalato. Più o meno, sì, non succede mai qui con lui, però diciamo quella volta successe. E andai via con questa macchina, l'ho tenuta per molti anni. Il problema grosso è che io ho altre camere e non le uso, le certo, tengo in un bellissimo armadio con vetri, certo, ricordo di questo, quello, sì, mio, sì, reportage, sì. E alla fine decisi di venderla. Sì, l'hai venduta. L'ho venduta. Mi ricordo che una certa persona, qui sì, davanti a me, si arrabbiò moltissimo, sì, e mi disse: ma perché l'hai venduta? La potevi dare a me. Ma siccome i giornalisti, come ho detto, sono una categoria brutta categoria, brutta categoria, preferì venderla. E venne un collezionista, un appassionato, il quale mi chiese: ma è la macchina usata? Dico: guarda, qui c'è un filmato, ci sono le fotografie. Cioè, è più semplice di così, certo, è un po' come quando uno dice... In effetti si riconosce anche dalle botte. Sì, botte, sverniciatura. Sverniciatura, ottonata. Sì, matricola. Sì, sì. Questa è una vecchia F del, se non vado errato, del 64. 65, sì, ecco. E niente, quindi andò via con questa, sì, con questa camera. Sì. Io ero contento che andava un collezionista. Certo. Che voleva questo ricordo. Collezionista ha tenuto, credo, qualche anno, sì, e ha deciso di dare a me. Il destino della vita, sì, poteva ridarlo a me. Sì, questo anche è vero, è vero. Sì. Però sono contento che sì, torni qui. E allora, hai portato anche la fotografia. Possiamo sì, anche dai, vediamo. Tra l'altro, quelle fotografie lì non sono in realtà delle vere fotografie, ma sono degli... Vedi, eccolo qua. Eccola qua, questa è la camera. Eh sì, cioè è proprio uguale, identico, e stessa, anche matricola corrisponde. Tutto, tutto, perché c'è anche di dietro in versione Mario che guarda e Mario che impugna. Eh certo. E questa camera, questa storica camera, bellissima. Sì. Grandissima camera. Devo dire che per me resta comunque una camera affascinante. Certo. Affascinante perché non solo perché è di Mario, perché questa camera ha fatto la storia certo, della fotografia, dei reportage. Esattamente. E quando avere questa macchina era un mito, e si spendevano un sacco di soldi per certo, averla. Certo. Ed era soprannominata il ferro da stiro. Certo. Perché tenevi questa camera al collo, una, due, più le ottiche, così certo, andavi in giro, avevi il collo. Certo, certo. Capisci? No, cioè io ho una Nikon F così, sì, e di Maria Vittoria Backhaus. Ecco. Backhaus chiedeva a Mario, sì, Uriano, Lucas, sì, di prestare loro sì, macchina. Bellissimo. Quindi, può darsi che sia partita da là, sì, dalla Maria Vittoria, sia andata a Dondero, da Dondero è andata a me. Oh, non lo so, cioè comunque... Certo. Intorno a Val Giamaica certo, c'era tanta storia. Certo. Io ho a casa delle fotografie scattate al Bar Giamaica, sì, di Uliano Lucas. Sì. E effettivamente era un mondo. E poi Mario, quando girò il documentario con me,
cercò di infilarsi ancora a Bar Giamaica, ma era, il mondo era cambiato. Certo. È entrato dentro, ha guardato, sì. Poi si è fermato in alcuni negozi. Certo. In uno, che era un negozio di vestiti, si è fermato, ha guardato e ha detto: ma qua un tempo non c'era un bordello? Panico generale, perché eravamo nelle vie, purtroppo chi ha vissuto a Milano agli anni 50-60 si ricorda che in quelle vie della Brera, via Fioricchiara e via Fioroscuri, c'erano delle anche case... Anche via Rovello dove eravamo. Ecco, via Rovello, c'erano delle famose case. Certo. Tra l'altro via Rovello ha un passato estremamente fascista. Certo. Perché c'era la sede della Brigata Muti in via Rovello, dove quelli che venivano catturati, partigiani, dissidenti, venivano picchiati e uccisi, proprio in via Rovello. Allora, anche se non è proprio... Purtroppo io la mia stampa stamattina, la mia stampante l'ha data così, virata seppia. Però... E non ho capito per quale ragione, Però ti ho girato, hai visto il documentario? Sì, lo so, quello l'abbiamo visto, stravisto, dai, però cioè facci una, un autografo sotto. Faccio un autografo? Eh sì. Faccio così anche, va. Ok, Sì. Comunque che grande camera. Quando tieni in mano è il peso. Certo. E poi questa forma è una delle macchine più bella mai costruita. Questa è la F2. Sì. E come diciamo portabilità, qualità del merino e ottiche, per me è l'Olympus. O M1. Ma anche lo M2. Secondo me aveva, io l'ho usato, mirino straordinario. Io mai avuto un mirino così. Sì. Avevo le Pentax, le Mix, che facevano il 97% dell'oculare. Ma quando tu inquadravi con l'Olympus, ovviamente era un mirino... Per me OM1 è probabilmente il miglior mirino, però... Ma poi bella anche esteticamente, una macchina che sembra un gioiello. Certo, però... ispirato da Nikon F, dai. Ah beh, certo, chiaro, assolutamente. Certo. Però, diciamo... Era una macchina, diciamo, più portabile, perché quando tu portavi due camere così, oppure io avevo la F, il motore F36. Sì. Wow, F36. Cioè, lo tenevi qua, dopo mezz'ora eri così. Una macchina bestiale. E comunque Mario purtroppo non c'è più. E purtroppo no. Purtroppo è stato un grande e niente. Vabbè, e rimane qua. Il ricordo. Comunque... devo dire che quando ci vediamo con Auriano, Gianni, Cito, cioè tanti grandi fotografi, parliamo sempre di Mario Dondero. E loro dicono: Mario è qua, tra di Mario noi. Mario è qua, è sempre tra di noi. Anche con i suoi ritardi, perché ogni volta che tu avevi l'intervista, Mario diceva: ma vengo da non so dove, quale località, accompagnato da una ragazza, una donna, diceva alle 4, tu alle 4 eri lì, ma lui arrivava alle 6. E non si ricordava che aveva da farti l'intervista. Era un personaggio fortissimo, divertentissimo. Comunque un grande fotografo. Poi si dice sempre che i grandi fotografi diventano grandissimi quando muoiono. E questa è una sfortuna generale. Bene, io sono contento che questa camera sia qua, quindi passerò davanti. Grazie Claudio. Grazie a voi. Grazie davvero.